le porte dei palazzi che si aprono, proprio come se fossero il sipario di un teatro. No one is facing all Il vino, versato nei calici, bello e buono, elitario ma sanguigno, terreno, come nessun altro prodotto sa essere. Il lardo di colonnata che si scioglie in bocca, tenero e sublime, e poi ancora i dolci della tradizione toscana, i cantucci, i ricciarelli, i brigidini, la musica, la sera, che si è diffusa nei chiostri, davanti ad un calice di rosso o di bianco. Wine Town è stato tutto questo e molto di più. La due giorni dedicata al vino che si è tenuta a Firenze ha lanciato infatti una sfida culturale, quella di valorizzare l'intero patrimonio di Firenze e della Toscana, fatto di arte, di cultura, di enogastronomia. Unire però queste cose insieme anche all'arte e a questo messaggio più forte che può dare una città come Firenze ovviamente dà un risultato molto maggiore, testimoniato da quelle decine di migliaia di persone che hanno assolutamente attraversato i palazzi e il mercato ieri. E grazie al vino Firenze si è fatta ancora più bella. Bella perché ha svelato a migliaia di persone la sua anima più autentica, aprendo le porte dei suoi palazzi rinascimentali, servendo vino nei loggiati, assaporando un'atmosfera slow e delicata, simbolo del buon vivere all'italiana. Possiamo dire un altro successo e soprattutto possiamo dire un successo nel tentativo di realizzare una cosa, che è quella di fare una cosa di livello ma per tutti. Quindi questo era il nostro obiettivo e rimane il nostro obiettivo, quindi vedere tutta questa marea di persone con la cartina, la mappa in mano a cercare i palazzi, a cercare prima di tutto i palazzi, a noi va bene perché anche le aziende di vino non sono gelose di questa cosa, perché una volta che uno individuava il palazzo e entrava, ecco che il vino insieme agli spettacoli li accoglieva. Quindi questo è importante, fare una cosa di livello ma per tutti. E per la manifestazione che chiude in questa domenica di fine settembre con grande successo non poteva mancare anche una caccia al tesoro di Wine Town, un gioco di intuito, abilità e conoscenza del vino partito da internet e che nel corso della due giorni ha portato i partecipanti in giro per la città. È stato un grande successo, soprattutto in internet, dove abbiamo avuto migliaia di contatti con 236 registrazioni effettive. Ieri si è svolta la caccia al tesoro sul campo, nelle vie del centro, dove ci sono stati 72 partecipanti, di cui solo 11 intrepidi sono arrivati fino alla fine e 7 hanno risposto giustamente. I premiati sono 3. Abbiamo, il primo premio è un motorino, e il secondo sono 50 bottiglie di vino e poi comunque sono sempre premi consistenti in vino relativi a Wine Town. Un ulteriore modo per scoprire Firenze attraverso il Re dei Re, l'amatissimo e invidiato da tutto il mondo vino di Toscana, che con molta probabilità, come ha spiegato il presidente di Wine Town, Francesco Spanò, tornerà ad invadere le città toscane nel corso dell'anno, per poi tornare al quartier generale, nella città del Giglio, in vista di un'altra edizione della manifestazione del 2012.